Allora, in questo video ci occuperemo del secondo libro della Repubblica. Abbiamo visto nel video precedente la tesi di Trasimaco e come Trasimaco argomenti questa sua tesi secondo la quale la giustizia è l'utile del più forte. Abbiamo visto anche come risponde Socrate. Il primo libro si chiude con un nulla di fatto, potremmo dire, con una specie di pareggio. E il secondo libro si apre proprio con questa insoddisfazione manifestata da Glaucone, sia per la tesi di Trasimaco, sia per le risposte di Socrate. A un certo punto Glaucone dice: "Non mi convince né la tesi di Trasimaco, né il tentativo di Socrate di controbattere, di rispondere, di replicare, di confutare questa tesi con tutte le argomentazioni addotte da Trasimaco." Quindi, diciamo così, il problema della giustizia viene nuovamente posto nel secondo libro. Glaucone, all'inizio del secondo libro, comincia elencando tre specie di beni. Quei beni che noi amiamo per se stessi, come per esempio i piaceri innocenti, so io, il fatto di godermi una bella tazza di cioccolato oppure di trarre piacere dall'ascoltare della buona musica, una bella canzone e così via, bene, questi piaceri sono dei beni per se stessi, cioè non hanno un secondo fine. Io li godo immediatamente nel momento in cui bevo la cioccolata, in cui ascolto la canzone e quindi, diciamo così, il loro scopo è immediatamente quello di procurare piacere a chi ne usufruisce. Poi abbiamo una seconda specie di piaceri che sono quelli che amiamo per se stessi e per i vantaggi che ci procurano. In questa categoria rientra l'intelligenza, rientra la vista, rientra la salute e così via, cioè tutte cose che naturalmente se le abbiamo ci danno una sorta di piacere, no? Il fatto di usare l'intelligenza, di usare la vista, di godere buona salute, sono beni in sé, li amiamo per se stessi, ma li amiamo anche perché ci procurano dei vantaggi. Per esempio, non potremmo godere il piacere di farci una bella passeggiata all'aria aperta se non godessimo di buona salute, o non potremmo, che so io, perseguire i nostri obiettivi nella vita se non avessimo intelligenza o non avessimo la vista o fossimo in qualche modo, come dire, svantaggiati dal punto di vista fisico-intellettuale. Quindi questa seconda specie di beni noi li amiamo per se stessi e li amiamo anche per i vantaggi, per gli ulteriori beni che ci procurano. E infine, dice Glaucone, c'è una terza specie di beni che sostanzialmente sono quei beni che noi non amiamo per se stessi, ma soltanto per i vantaggi che ci procurano. Ad esempio, la ginnastica, questo è proprio l'esempio che fa Glaucone. La ginnastica noi non l'amiamo per se stessa perché? Perché ci costa fatica allenarci, andare in palestra. Nel caso degli atleti, per esempio, ecco, gli atleti si sottopongono a questa fatica, alla fatica dell'allenamento, alla fatica di fare un'intensa attività sportiva, ginnica, quindi molto faticosa, molto impegnativa, ma lo fanno non perché traggano piacere in queste fatiche, ma perché naturalmente vogliono raggiungere uno scopo, vincere il premio, far denaro. Vincere una medaglia d'oro alle Olimpiadi e così via. Quindi ecco, questi sono beni che noi non amiamo per se stessi perché ci costano fatica, impegno, sacrificio, ma per i vantaggi che portano. Glaucone fa anche l'esempio del lavoro, no? Supponendo che il lavoro non piaccia,
a nessuno, ebbene, dice Glaucone, tuttavia il lavoro è una necessità che ci permette di guadagnarci ciò che, di cui abbiamo bisogno per vivere, no? Quindi il lavoro non lo amiamo per se stesso, ma lo amiamo in quanto ci procura dei vantaggi. Ci permette di vivere, ci permette di acquistare le cose che desideriamo e così via. A questo punto, dopo aver elencato queste tre specie di beni, Glaucone si rivolge a Socrate e gli fa una domanda. Gli dice: caro Socrate, in quale di queste tre specie di beni tu collochi la giustizia? Socrate non ha dubbi a rispondere e dice: la colloco nella specie migliore, e cioè nella categoria di quei beni che noi amiamo per se stessi e per i vantaggi che procurano. Quindi per Socrate la giustizia è qualcosa che l'uomo ama in quanto giustizia e la ama anche perché la pratica della giustizia ci porta dei vantaggi. E a questa risposta di Socrate, Glaucone oppone l'opinione della gente comune. Ecco, usa proprio questa espressione, la gente comune, cioè l'opinione, potremmo dire, del popolo. L'opinione comunemente accettata dalle persone. E dice Glaucone: bene, l'uomo comune non la pensa in questo modo. L'uomo comune pensa che invece la giustizia vada collocata nella categoria dei beni che noi non amiamo per se stessi, ma soltanto per i vantaggi che ci procurano. Ecco, e a questo punto comincia il discorso di Glaucone volto a, come dire, a rafforzare la tesi di Trasimaco con ulteriori argomenti, argomenti naturalmente tratti dall'opinione comune, dall'opinione della gente comune. Quindi qui Glaucone non fa altro che proseguire quella impostazione data dal discorso da Trasimaco, in base alla quale egli, nel difendere la sua tesi, guarda la realtà, guarda quello che succede veramente, guarda i fatti, potremmo dire. Guarda i fatti, guarda l'ingiustizia, no? Che sembra essere quasi connaturata nella società, e quindi sostanzialmente prosegue l'argomento di Trasimaco, cioè quella tesi è avvalorata dai fatti stessi. Se noi vediamo che la società è ingiusta, che il politico si spaccia per un uomo giusto, ma poi in realtà non fa altro che perseguire i suoi interessi a danno di quelli che invece dovrebbe in un certo senso tutelare e proteggere, ebbene Trasimaco in un certo senso ha ragione. E allora ecco che Glaucone, rivolto a Socrate, gli dice: io adesso voglio fare un pochino l'avvocato del diavolo, no? Io non amo, no, questa tesi di Trasimaco. Per me la giustizia è qualcos'altro, è quella sostanzialmente che noi intuiamo, no? Ognuno di noi sa che cos'è la giustizia, no? Ognuno di noi intuisce immediatamente che fare una prepotenza è un'ingiustizia, che approfittarsi di un'altra persona per il proprio tornaconto è un'ingiustizia. Quindi questa nozione comune, intuitiva che noi abbiamo della giustizia è sostanzialmente la nozione che Socrate poi dovrà argomentare e dovrà giustificare e dovrà difendere contro la tesi di Trasimaco, no? La tesi di Trasimaco che noi potremmo riassumere in uno stravolgimento dell'idea di giustizia. È come se Trasimaco sostanzialmente dicesse la giustizia non è altro che l'ingiustizia. Perché evidentemente se io dico la giustizia è l'utile del più forte, sto dicendo che è giusto che il più forte, in quanto è il più forte,
eserciti la sua, il suo potere per fare il proprio tornaconto, anche a spese del più debole. Quindi vedete, guardando la realtà sociale, la realtà, diciamo così, la storia, Trasimaco dà questa interpretazione stravolta, rovesciata dalla giustizia. Ma è evidente che ognuno di noi invece intuisce che la giustizia è qualche altra cosa. Soltanto che è difficile giustificarla con i fatti. I fatti sembrano portarci su tutt'altra strada. E allora questo sarà il compito di Socrate e Platone, cioè di dimostrare, in certo senso, quasi di andare contro i fatti. Dimostrare che la giustizia, in realtà, quella giustizia che ognuno di noi intuisce immediatamente, non è semplicemente una finzione, non è semplicemente un'illusione, ma nonostante che si realizzi raramente nel mondo, tuttavia è qualcosa che ha valore, appunto è un valore. Bene, dunque riprendiamo un pochino l'argomentazione di Glaucone, quindi è chiaro a questo punto che Glaucone in un certo senso porta altre argomentazioni, porterà, adesso le vedremo quali, altre argomentazioni a sostegno della tesi di Trasimaco, ma lo fa perché vuole in un certo senso dare a Socrate la possibilità di smentire ognuna di queste argomentazioni e quindi di far, diremmo, trionfare la giustizia, la causa della giustizia, quella vera però, non quella che dice Trasimaco. Allora, chiarito questo punto, Glaucone comincia a, come dire, comincia a elencare tutte le opinioni che la gente comune esprime intorno alla giustizia. In primo luogo, ecco che Glaucone riporta l'opinione della gente comune. Per la gente comune, commettere ingiustizia è un bene e subirla è un male. Ecco la prima opinione. Cioè, la gente comune pensa questo. Pensa questo, cioè pensa che sostanzialmente chi commette ingiustizia, noi potremmo dire chi commette ingiustizia è furbo perché fa il proprio interesse a scapito di qualcun altro e quindi fa il suo bene. Mentre l'unico male che può accadere a un essere umano è quello di subire l'ingiustizia. E subisce l'ingiustizia sostanzialmente chi non ha abbastanza forza da commettere ingiustizia. E Glaucone dice questo pensa la gente comune, a proposito dell'ingiustizia. E di conseguenza, se commettere ingiustizia è un bene, e subirla è un male, è evidente che si deve fare di tutto da questo punto di vista per, come dire, per preservarsi dagli inconvenienti che ci potrebbero capitare nel subire l'ingiustizia da parte di qualcun altro. E allora qui il discorso si fa interessante perché? Perché e adesso leggeremo il brano, e qui sembra proprio che Hobbes si sia ispirato a questo passo, anche se ci sono delle differenze naturalmente. E che cosa dice, dice Glaucone? Dopo aver detto la gente comune pensa, no, che commettere ingiustizia sia un bene e subirla un male, e cerca di dare una spiegazione della giustizia. Allora dice, come sorge la giustizia? Com'è che nella società umana a un certo punto si parla di giustizia? Che cos'è la giustizia? Cos'è la giustizia? E come risponde Glaucone? Risponde, dice, la giustizia non è altro che una via di mezzo tra il commettere ingiustizia senza subirne le conseguenze, che è la cosa migliore che possa fare un essere umano, commettere ingiustizia senza subirne le conseguenze, e il subire l'ingiustizia senza potersi vendicare. Quindi la giustizia, dice Glaucone, è una via di mezzo. Qual è l'atto fondativo della giustizia? È
E sono i patti che intervengono tra gli uomini nel momento in cui questi si rendono conto che nessuno è abbastanza forte da poter commettere giustizia impunemente ai danni di qualcun altro. E quindi, in un certo senso, è il timore. Ecco perché dicevamo, sembra che queste parole poi siano state lette e meditate da Hobbes, che poi costruirà una teoria molto vicina a quella che sta esponendo qui Glaucone. Quindi gli uomini sostanzialmente si sottomettono a una legge comune, e rispettare questa legge comune significa appunto comportarsi secondo giustizia, ma non perché amino la giustizia, ma perché temono che senza leggi possano subire ingiustizia, possono essere attaccati dagli altri, senza poter reclamare, senza poter pretendere in un certo senso una specie di riparazione al torto che hanno subito. Quindi gli uomini si sottomettono ai patti perché capiscono che nessuno di loro è abbastanza forte da commettere ingiustizia impunemente. Sentono quindi la necessità per proteggersi, no? Dalla prepotenza, dalle ambizioni, dall'egoismo reciproco, sentono la necessità di stringere dei patti, di fare degli accordi, di rispettare la legge. Ecco, questo rispetto della legge si chiama giustizia. Ma questa giustizia gli uomini, ripeto, la amano non per se stessa, non per se stessa, ma soltanto per i vantaggi che essa procura. E qual è il vantaggio? Il vantaggio è la sicurezza. Ecco, gli uomini sottomettendosi, stringendo questi patti, sono più sicuri del fatto di non essere aggrediti, sono in un certo senso si sentono più tutelati perché poi ci sarà uno Stato che farà rispettare queste leggi e di conseguenza si sentono più sicuri. Si sentono più sicuri. Che cosa succederebbe se un uomo si sentisse abbastanza forte, da poter prevaricare su tutti? Glaucone dice che quest'uomo non accetterebbe mai di sottomettersi a un patto simile. Se io mi sento abbastanza forte, non ho alcun interesse da questo punto di vista a accettare una legge comune. Che io posso tranquillamente ottenere quello che voglio senza temere le conseguenze di queste mie prepotenze, di questi miei atti, diciamo così, di ingiustizia ai danni di qualcun altro. Ma siccome ecco, è da credere che nessun uomo, per quanto forte possa essere, mai al sicuro e mai al riparo dalle ritorsioni, dalle vendette di un solo uomo, di una famiglia o addirittura di un gruppo, ecco che sorge tra gli uomini la necessità di stringere i patti e di sottomettersi a una legge comune e rispettare questa legge per tutelarsi, ma non perché gli uomini, ripeto per l'ennesima volta, scusate se ripeto spesso lo stesso concetto, ma quindi meglio ripeterle le cose affinché siano ben chiare. Dunque, ripeto, gli uomini si sottomettono alle leggi non per amore delle leggi, non per amore della giustizia, ma per sentirsi in qualche modo tutelati dal loro egoismo. Perché sanno benissimo che non essendo abbastanza forti da poter commettere atti di prepotenza, da poter pretendere di soddisfare a ogni loro desiderio ai danni degli altri, hanno bisogno in qualche modo di sentirsi tutelati. E la giustizia serve a questo. Quindi vedete come Glaucone argomenta, dice: Socrate, tu hai torto a credere, cioè. Non è che hai torto. Socrate, sappi che la maggior parte degli uomini, la gente comune, non è d'accordo con te, non sarebbe d'accordo con te.
nel credere che la giustizia è un bene per se stessa e per i vantaggi che porta. La giustizia per la maggior parte degli uomini, per la gente comune, non è un bene per se stessa, come la ginnastica, come il lavoro. Alla gente non piace la giustizia. Se potesse, la gente commetterebbe ingiustizia, se potesse. Se non avessi il timore che commettere ingiustizia potrebbe in qualche modo ritorcersi contro di lui, bene, l'uomo comune la commetterebbe senza farsi alcuno scrupolo. E qui a ulteriore dimostrazione di questa opinione comune, Glaucone cita un mito, cita il mito di Gige, l'anello di Gige. Chi è questo Gige? Era un pastore della Lidia che trova un anello incantato, un anello che ha il potere di rendere invisibile. Ecco, Gige, diciamo così, è il prototipo dell'uomo comune, il buon uomo, l'uomo onesto, che non infrange la legge, ma che quando scopre la virtù dell'anello di rendere invisibile chi lo indossa, comincia a commettere tutti gli atti di ingiustizia che gli permettono di soddisfare quei desideri che prima non osava soddisfare, perché sarebbe andato incontro appunto alla vendetta di coloro che danneggiava, perché sarebbe stato scoperto sostanzialmente. Quindi vedete, ecco, l'uomo comune dice: che cosa faremmo noi se potessimo diventare invisibili? Cosa faremmo noi? Continueremmo ad essere, a comportarci bene, o non approfitteremmo di questo potere per ottenere tutto quello che vogliamo, per dar sfogo a tutti i nostri desideri, a tutte le nostre brame? Beh, la gente comune dice: no, noi faremmo chiunque, no? Chiunque, disponendo di questo potere, non avrebbe nessuna esitazione nel commettere ogni sorta di infamia, ogni sorta di atto ingiusto, pur di soddisfare le proprie brame, pur di dar sfogo alla propria ambizione, come ha fatto appunto questo pastore della Lidia, questo Gige. Che cosa ha fatto Gige? È andato alla reggia del re, ha sedotto la moglie, ha ucciso il re, ha preso il suo posto e quindi ha dato sfogo a tutte le sue brame. Entrava nelle case dei privati, rubava, violentava le donne e così via. Faceva tutto quello che, in base appunto all'opinione della gente comune, farebbe chiunque altro. Quindi da questo punto di vista la gente comune dice: non c'è alcuna differenza tra l'uomo ingiusto e l'uomo giusto. L'uomo ingiusto è come dire, l'uomo ingiusto è abbastanza forte, no? Da fare il prepotente. L'uomo giusto agisce rettamente non perché ami la giustizia, ma perché si sente troppo debole per commetterla, perché ha paura di essere scoperto, perché non avrebbe la forza, una volta scoperto, poi di opporsi a coloro che ha danneggiato. Ma se fosse invisibile, se potesse commettere tutte le sue azioni ingiuste senza essere scoperto, ebbene anche l'uomo che passa per un uomo giusto si comporterebbe esattamente come l'uomo ingiusto. Quindi sostanzialmente, ecco, la gente comune, l'uomo della strada, è convinto che tutti siano, in certo senso, ingiusti, soltanto che è il timore di essere, di incorrere in un certo senso nei rigori della legge che ci impedisce di commettere i nostri atti di giustizia. Ecco, quindi che la giustizia è come un patto che interviene tra gli uomini che, essendo troppo deboli, no, per avere il sopravvento sugli altri, devono per forza di cose rinunciare a qualche cosa, rinunciare a tutte le loro brame, limitare la loro libertà, come poi dirà secoli dopo Hobbes, e sottomettersi alle leggi. Questa è l'origine della giustizia, secondo il discorso di Glaucone. Naturalmente, Socrate dovrà dimostrare che questa
idea molto pessimistica, no, della gente comune è falsa o comunque non può essere un'argomentazione a favore della giustizia. Ma questo è un altro discorso. Vediamo proprio il brano, no? Vediamo il brano in cui appunto si parla dell'anello di Gige. E prima ancora andiamo a leggere proprio lì dove Glaucone appunto dice canta le lodi della vita ingiusta. Dice mi sforzerò, dice Glaucone, quindi di cantare le lodi della vita ingiusta e così ti indicherò in che modo a mia volta voglio sentire da te il biasimo dell'ingiustizia e la lode della giustizia. Vedete, quello che dicevamo prima, no? Cioè Glaucone non vuole difendere Trasimaco, vuole invece portare ulteriori argomentazioni a favore della tesi di Trasimaco, ma soltanto affinché Socrate le confuti e quindi, diciamo così, faccia trionfare le ragioni della giustizia. Dice, e adesso ascolta ora, ascolta il primo argomento, questo di cui abbiamo già parlato, no? Che ci ricorda Hobbes. Dicono che commettere ingiustizia è per natura un bene e subirla un male. Quello che diceva, vedete, dicono, è la gente, è il si dice, no? È un'opinione comune, è un'opinione diffusa. Dicono, è l'opinione, potremmo dire, del volgo, dal punto di vista platonico, socratico, qui è la gente comune che non avendo in un certo senso afferrato l'idea vera, autentica della giustizia, si convince che la giustizia sia un male e l'ingiustizia sia un bene. Vediamo che Socrate dirà tutto il contrario. Socrate dirà in alcuni dialoghi, naturalmente è Platone che parla per bocca di Socrate, dirà il male peggiore, la più grande disgrazia che possa capitare ad un uomo, alla sua anima, è quella di commettere ingiustizia. Subire ingiustizia non è un male. Certo, in una certa misura è un male, ma un male ben maggiore, no? Ben più terribile è quello di commettere ingiustizia, perché commettere ingiustizia, diciamo così, offusca, macchia l'anima e quindi cancella, per così dire, la dignità dell'uomo. Questa sarà la tesi sostenuta da Socrate e che Socrate dimostrerà appunto con il sacrificio della sua stessa vita. La vicenda di Socrate è esemplare da questo punto di vista, no? Quindi dice Socrate, pur di non commettere ingiustizia, pur di non macchiare la sua anima, dice la verità e viene condannato per il fatto di aver detto la verità, cioè per il fatto di aver, in un certo senso, voluto portare gli ateniesi sulla retta via. Ma gli ateniesi lo hanno ricompensato con la condanna a morte. Quindi chiudiamo questa parentesi. Qui invece, ecco, vedete che si riporta l'opinione del volgo. No? L'opinione del volgo dice no, il male peggiore che può capitare a un uomo è subire l'ingiustizia, non commetterla. Commettere ingiustizia è un bene. E continua il brano, sicché quando gli uomini si fanno reciprocamente ingiustizia e provano il male e il bene, coloro che non sono capaci di evitare l'uno e di ottenere l'altro, ritengono vantaggioso venire ad un accordo di non farsi a vicenda ingiustizia. E così hanno cominciato a porre leggi e a fare patti tra loro e hanno dato nome di legittimo e giusto a ciò che è stabilito dalla legge. Questa è dunque per essi l'origine della giustizia, questa è la sua essenza. Ecco, vedete? Quindi l'origine della giustizia è quella che abbiamo detto. No? Non è l'amore della giustizia in sé che spinge gli uomini, no? A comportarsi rettamente, a rispettare le leggi, ma è la paura che senza le leggi e
essi possano diventare a loro volta vittime degli atti ingiusti del loro prossimo. E andiamo a leggere adesso, saltiamo questo brano e andiamo al brano in cui Glaucone racconta dell'anello di Gige. E qui abbiamo un brano molto eloquente, no? Su questo punto qui. È come se ne rese conto Gige, quindi è come il momento in cui Gige capì la virtù dell'anello, no? Che girato in un verso rende invisibile, poi riportato nella posizione originaria, fa tornare visibili. Dice: come se ne rese conto, subito brigò per essere uno dei messi da inviare al re. E quando giunse da lui, gli sedusse la moglie e con il suo aiuto lo assalì e l'uccise. E così conquistò il potere. Supponiamo ora che ci siano due di tali anelli e che l'uno se lo infili il giusto e l'altro l'ingiusto. In tal caso non ci sarebbe nessuno, si può credere, tanto adamantino da restare giusto e da avere la forza di astenersi dal toccare la roba d'altri, quando gli si offrisse la possibilità di asportare dal mercato impunemente ciò che più gli piacesse, di entrare nelle case e di unirsi a chi volesse, di ammazzare, di liberare dalle catene chi desiderasse e di fare ogni cosa come un dio tra gli uomini. Ecco, vedete, quindi non c'è nessuna differenza, dice Glaucone, dall'uomo giusto e l'uomo ingiusto, quando entrambi, e l'uomo giusto in particolare, avesse questa virtù dell'anello di rendere invisibile. L'uomo giusto si comporterebbe esattamente come l'uomo ingiusto, perché non avrebbe più timore di essere scoperto, non avrebbe più timore della vendetta di coloro che vengono danneggiati dalle sue azioni o della vendetta dello Stato che, applicando la legge nei confronti del malfattore, lo punisce per il suo atto illegale. Quindi così facendo non si comporterebbe diversamente dall'altro, ambedue muoverebbero alla medesima meta, cioè soddisfare le proprie brame, i propri desideri, no? Dar sfogo a tutta la loro ambizione, a tutte le loro passioni. E questa si potrà dire la prova decisiva che nessuno è giusto di proposito, ma in quanto vi è costretto. Vedete? In quanto vi è costretto. Io non amo la giustizia perché mi fa piacere essere giusto, ma perché mi sento costretto, perché ho paura sostanzialmente. Avendo paura, io mi sottometto alla legge, ma se potessi, io infrangerei la legge. Se fossi invisibile, nessuno mi scoprisse, nel momento in cui commetto un delitto, beh, io certamente, dice l'opinione volgare comune, commetterei quel delitto. Perché la giustizia è qualcosa di faticoso, la giustizia è qualcosa a cui nessuno si sottomette volontariamente, ma costretto dalla paura. Quindi, ciò perché nel suo intimo, nessuno considera un bene la giustizia. Ecco qui, la ragione per cui la giustizia viene collocata dalla gente comune nella categoria dei beni che non sono amati per se stessi, ma soltanto per i vantaggi che portano, cioè preservare la mia vita in un certo senso. E dunque nessuno considera un bene la giustizia, che anzi ciascuno, dove crede di poterlo fare, commette ingiustizia. Commette ingiustizia. Privatamente ogni uomo giudica assai più vantaggiosa l'ingiustizia che la giustizia, cioè in privato, no? In cuor suo potremmo dire. In cuor suo, dice Glaucone, ciascun uomo considera più conveniente l'ingiustizia che la giustizia. Per esempio, fare i furbi, no? Come dire, se nessuno mi scopre, io evado le tasse, no? E io sto bene attento a non essere scoperto nel brigare, nell'imbrogliare, eccetera, eccetera. Nessuno ama, no? Naturalmente commettere ingiustizia pubblicamente. Perché? Perché privatamente
Ogni uomo, dice Glaucone, ogni uomo considera un bene l'ingiustizia privatamente, ma in pubblico le cose stanno ben diversamente. Ecco quindi l'origine dell'ipocrisia, no? Chi è l'ipocrita? L'ipocrita è colui che mostra un volto amabile, buono, di uomo giusto, no? E invece poi di nascosto commette ingiustizia, cioè danneggia gli altri direttamente o indirettamente, badando bene a non farsi scoprire. E questa, mi pare, nel 17° canto dell'Inferno, è quella immagine di froda, no? L'immagine della frode che Dante dipinge in maniera magistrale e che è il mostro Gerione. Gerione che ha, dice Dante, il volto di uomo giusto, no? Ma la parte del corpo che è di uomo benigno, quindi il volto è il volto di una persona per bene, onesta, no? Ma il corpo è quello di un serpente. Ecco qui l'immagine della frode, quindi l'ipocrisia. L'ipocrisia, l'ipocrita che appunto trama nell'ombra, che si mostra giusto, beneducato, no? E poi alla fine è un egoista che non manca di mettere in pratica le peggiori nefandezze, le peggiori astuzie, pur di ottenere i suoi scopi a danno degli altri. Quindi vedete, privatamente ogni uomo giudica assai più vantaggiosa l'ingiustizia che la giustizia, privatamente. E ha ragione, dal punto di vista dell'uomo comune, di questa interpretazione, diciamo così, la giustizia ha ragione, così almeno dirà chi sostenga tale principio, cioè così dirà chi sostenga il principio in base al quale è meglio commettere ingiustizia che subirla. Coloro che pensano la giustizia appunto sia una cosa che non si ama per sé, ma per i vantaggi che porta. Supponiamo che uno disponga di una simile facoltà e tuttavia non consenta mai a commettere un'ingiustizia e a toccare la roba d'altri, ecco, questo è un punto bellissimo, diciamo così, molto 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 istruttivo e molto 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 vicino anche alla nostra contemporaneità. Dice: supponiamo che uno disponga di una simile facoltà, cioè, e tuttavia non consenta mai a commettere un'ingiustizia. Cioè, supponiamo che uno disponga della virtù di essere invisibile e non approfitti di questa virtù. Dice Glaucone: quanti venissero a saperlo, lo giudicherebbero ben disgraziato e sciocco. Quindi sarebbe il fesso, quello che noi chiamiamo fesso in un certo senso, no? Se tu hai la possibilità di commettere ingiustizia e non la commetti, nell'opinione degli uomini comuni sei un fesso. Vedete come sostanzialmente ritornano le cose che potremmo tranquillamente sottoscrivere ancora oggi. Quindi nell'opinione dell'uomo comune chi, pur avendo la possibilità di rubare, non ruba, è un fesso, è uno sciocco. Chi, pur avendo la possibilità di fare il proprio tornaconto, non lo fa, è uno sciocco. Così come sarebbe stato uno sciocco Gige se, possedendo l'anello, si fosse astenuto dal sedurre la moglie del re, dall'ammazzarlo, dall'entrare nelle case private e violentare le donne, andare al mercato e rubare tutto quello che gli piacesse e così via. Quindi sarebbe stato un fesso dal punto di vista della gente comune, dell'opinione comune. Eppure nei loro conversari lo loderebbero. Ecco un'altra cosa interessante. Cioè, quelle stesse persone che privatamente, senza dirlo a nessuno, nel loro intimo, pensano che chi non approfitta di una situazione a proprio vantaggio è un fesso,
pensano che commettere ingiustizia è bene quando si sia sicuri di non essere scoperte, bene, quelle stesse persone pubblicamente non riconoscerebbero mai una cosa del genere. Ecco l'ipocrisia, no? Quindi io, nel mio intimo, in privato, diciamo così, lodo l'ingiustizia, ma in pubblico me ne guardo bene. In pubblico devo mostrarmi uomo giusto, in un certo senso. Devo fare come Gerione, la faccia di uomo giusto e il resto del corpo un serpente. Quindi pubblicamente gli uomini non loderebbero mai l'ingiustizia, pur essendo intimamente convinti che quando si presentasse l'occasione di rubare, di ammazzare, di stuprare, eccetera, eccetera, sarebbero ben sciocchi se non lo facessero. A condizione naturalmente di poterla fare franca. Quindi ripetiamo questo passo importante, eppure nei loro conversari, quindi la dimensione pubblica, no? Parlando pubblicamente, lo loderebbero, cioè loderebbero quello che in cuor loro direbbero che è un fesso, no? Ah, ma come. Ma come bravo, ma come è giusto, no? Lo ammirerebbero, come quando si ammirano gli eroi, no? Gli eroi, sì, tutti siamo disposti ad ammirare gli eroi, però poi nessuno di noi sarebbe disposto a seguire il loro esempio. E in cuor nostro, dice il cuor nostro, l'eroe, tutto sommato, lo giudichiamo come un fesso. Dice, ma chi te l'ha fatto fare, no? Tante volte lo si dice anche apertamente. Quindi vedete. Lo loderebbero pronti però a ingannarsi l'un l'altro, no? Ci inganniamo, no? Quando diciamo è bravo l'uomo giusto perché pur potendo approfittare non ha approfittato, è una gran brava persona, eccetera, eccetera, però quando tessiamo le lodi dell'uomo veramente giusto, noi ci inganniamo, perché alla prima occasione noi dimostreremmo di non credere a quello che ci diciamo. Perché? Perché ruberemmo, se avessimo l'occasione di rubare senza essere scoperti, e faremmo tutti quegli atti ingiusti, no? Che fece Gige quando scoprì la virtù dell'anello. E dice così, dice, e quindi pronti però a ingannarsi l'un l'altro, tanta è la paura di soffrire una ingiustizia. Cioè, ecco un altro elemento ancora, no? Tanta è la paura di soffrire un'ingiustizia. Cioè, noi ci inganniamo, tessiamo le lodi della giustizia perché? Ma non perché siamo convinti, dice Glaucone, perché siamo convinti che la ingiustizia sia un bene, ma vogliamo far credere di essere giusti, di rispettare le leggi, di rispettare le regole. Per quale motivo? Perché temiamo di soffrire un atto ingiusto. Quindi è come dire, io voglio farti credere che sono una persona giusta, perché. Non voglio che poi si commetta nei miei confronti un'ingiustizia, perché temo che mostrando apertamente, no, quello che voglio veramente, cioè mostrando apertamente i miei desideri, le mie brame, e poi qualcuno potrebbe irritarsi nei miei confronti, potrebbe prendermi per una persona pericolosa e magari colpirmi. Invece no, io devo far finta di essere buono, giusto, di andare d'accordo con tutti, di essere amico di tutti, perché devo dare questa immagine di me, questa immagine finta di me, questa immagine ipocrita, perché ho paura, che qualcuno possa commettere ingiustizia nei miei confronti e quindi me lo devo tenere buono. Naturalmente questa è un'opinione altrettanto sciocca di quella che appunto l'uomo comune attribuisce, no, al giusto. Perché? Perché è ovvio che se si parte dal principio che tutti gli uomini sono egoisti e alla prima occasione non si farebbero scrupoli di danneggiare un altro, nessuna rassicurazione, no, da parte mia di amare la giustizia, no, di lodare quindi l'onestà, eccetera, eccetera, li potrebbe mai fermare dal commettere nei miei confronti un atto di ingiustizia. Quindi vedete come questa opinione comunemente ammessa, cioè dicono gli uomini, più la gente comune la pensa proprio così, come sta dicendo Glaucone.
Adesso spetta a te, Socrate, dimostrare l'infondatezza di questa idea che l'uomo comune si fa della giustizia e dell'ingiustizia. Ma naturalmente, adesso il discorso continua. Dice Glaucone, veniamo ora al giudizio sulla vita degli individui in questione. Potremmo darlo bene se li terremo separati, l'uno nel colmo della giustizia, l'altro dell'ingiustizia, quindi l'uomo perfettamente giusto e l'uomo perfettamente ingiusto, altrimenti no. E il nostro criterio sarà questo, di non sminuire in nulla né l'ingiustizia dell'ingiusto né la giustizia del giusto, di considerarli ambedue perfetti nel loro sistema di vita. Quindi immaginiamoci un po' quale sarebbe il loro sistema di vita. E anzitutto lasciamo agire l'ingiusto. Ecco l'esperimento mentale, no? Cerchiamo di immaginare, lasciamolo agire. Lasciamo agire l'ingiusto come gli abili artigiani. Per esempio, un valente pilota o un medico è ben conscio delle possibilità dell'arte sua e così si mette a fare ciò che è possibile lasciando stare l'impossibile. Quindi l'uomo ingiusto come una persona intelligente che cosa fa? Naturalmente fa semplicemente ciò che è alla sua portata, no? Non sbaglia, non commette nessun errore cercando di fare l'impossibile. E se con tutto ciò qualche volta si sbaglia, ha modo di riprendersi, cioè ha modo di trarsi d'impaccio. Così anche l'ingiusto, se vuole esserlo in maniera perfetta, deve attendere attentamente ai propri atti di ingiustizia senza farsi scoprire. Ecco quello che dicevamo, no? Cioè l'ingiusto, se vuole commettere ingiustizia in una maniera perfetta, deve avere l'abilità di non farsi scoprire. Chi viene sorpreso è da ritenersi una persona da poco. Non è un ingiusto perfetto, potremmo dire, no? Vuole fare l'ingiusto, ma non ne è capace. In questo senso. L'ingiusto perfetto non si fa scoprire, altrimenti non è un ingiusto perfetto, è un ingiusto imperfetto. Quindi chi viene sorpreso è da ritenersi una persona da poco. Il colmo dell'ingiustizia consiste, ecco qui Gerione, consiste nel dare l'impressione di essere giusto senza però esserlo. Ecco il colmo dell'ingiustizia, no? Sono talmente abile che do l'impressione di essere giusto, ma non lo sono. Dobbiamo quindi permettere al perfetto ingiusto la più perfetta ingiustizia, senza togliergli nulla, e lasciarlo commettere le maggiori ingiustizie e procurarsi la più alta fama di giustizia. Ecco quello che dicevamo, no? E potersi riprendere se fa qualche sbaglio. Qui sembra che qui Glaucone sta parlando, appunto, sta tracciando sostanzialmente il ritratto del politicante ideale odierno, no? Cosa deve fare il politicante ideale? Non il politico, ma il politicante ideale. Il politico, diciamo così, fa quello che deve fare. Il politicante che cosa deve fare? Deve ingannare sostanzialmente, no? Deve ingannare, cioè deve passare, deve farsi passare per persona onesta senza esserlo. Quindi deve essere bravo a non prestare il fianco ad accuse che potrebbero appunto rivelarne i maneggi, rivelarne gli atti ingiusti. E anche se gli capita, no, di non essere proprio, di essere scoperto in qualche suo maneggio, ecco, deve essere talmente abile da riprendersi. Da volgere in un certo senso quello che poteva costituire per lui uno svantaggio in un punto di forza. Ecco, il politicante, il vero politicante, diciamo così, è abile a fare queste cose, quindi a ingannare gli altri e a farsi passare per un uomo giusto senza esserlo. Lasciamo che abbia abbastanza doti oratorie per esercitare persuasione. Se è denunciato per uno dei suoi atti ingiusti, che usi la violenza ogni volta che occorre, adoperando coraggio e forza e sfruttando appoggio di amici e denaro.
come sono eloquenti queste parole, no? Quindi che cosa deve fare questo perfetto ingiusto? Deve avere una grande abilità oratoria, deve essere capace di incantare gli altri, di far credere cose false come vere. Quindi ecco la retorica, no? Ricordiamoci Gorgia, Gorgia che dice il potere della parola. La parola ha il potere appunto di persuasione, di suscitare dei sentimenti, no? A seconda, no? Dell'abilità di colui che parla, no? Qui appunto il perfetto ingiusto deve avere questa abilità oratoria, questa abilità retorica. Ma non solo, deve avere anche altre doti, no? Vedete, deve saper usare la violenza ogni volta che occorre, adoperando coraggio e forza e sfruttando appoggio di amici e di denaro. E qui sembra di leggere Machiavelli, no? Qui possiamo dire quello che abbiamo detto per Hobbes, probabilmente Machiavelli aveva presente questo brano, no? Che sembra di sentire quindi Machiavelli quando parla della volpe e del leone, cioè il principe. Cosa deve saper fare? Deve sapere essere astuto quando occorre, sapere essere anche forte, violento, no? Leone, no? Quando invece è il caso di usare la forza. E deve sfruttare ogni occasione per fare il suo interesse. Quindi, vedete qui, deve sfruttare gli amici e il denaro. Ora di contro a questo individuo immaginiamo di mettere il giusto. Ecco, vedete. Questo quindi è il ritratto che noi ci siamo fatti del perfetto e ingiusto in base a quel presupposto da cui siamo partiti. Non dimentichiamo il presupposto, eh? Qui stiamo ragionando sulla base di quell'opinione volgare, di quell'opinione della gente comune che crede che sia meglio commettere ingiustizia che non subirla. Quindi, fatto il ritratto del perfetto e ingiusto, adesso Glacone cerca di dipingere il perfetto giusto, no? Ve l'ho già anticipato, vediamo proprio le parole incomparabili, no? Inimitabili di Platone. E dice quindi Glaucone, di contro a questo individuo immaginiamo di mettere il giusto, un uomo semplice e d'animo nobile, che per usare le parole di Eschilo non voglia sembrare. Non voglia sembrare onesto, ma voglia invece esserlo. No? Il giusto chi è? È colui che non vuole fingere, no? Che non vuole sembrare onesto, no? Per fare i suoi maneggi, ma vuole esserlo veramente. Quindi è il giusto come se lo immagina Socrate, no? Che ama la giustizia per sé, ma non perché pensa con l'apparenza della giustizia di fare il proprio tornaconto. Quindi questo uomo giusto, perfetto, giusto, che vuole essere onesto, non vuole semplicemente apparire onesto, dico che non deve sembrare, perché se sembrerà giusto sarà per questo che riceverà onori e doni. E sarà allora incerto se tale egli sia per la sua giustizia o per i doni e gli onori. Qui stiamo parlando del perfetto giusto, no? Cioè il giusto non è perfetto se sembra giusto. Perché? Perché se sembra giusto senza esserlo, state tranquilli che riceverà onori e doni. Ma il perfetto giusto deve esserlo veramente. Quindi non riceverà, se lo è veramente, non riceverà né onori né doni. Essere giusti significa dire per esempio sempre la verità. Essere giusti significa non cedere ai ricatti del potere. Essere giusti significa quindi mettersi contro, gli ingiusti. E mettersi contro gli ingiusti, mettersi contro gli ipocriti, mettersi contro i disonesti. E siccome in questa visione, diciamo così, gli ipocriti, gli ingiusti, i disonesti costituiscono, diciamo così, la stragrande maggioranza degli uomini, anzi, quasi la natura umana sembra essere qui tratteggiata
come una natura egoistica, no? Allora l'uomo perfettamente giusto è tale in quanto dice la verità, in quanto non si presta a utilizzare la sua forza per commettere ingiustizia, atti di prepotenza, ma proprio per questa ragione non riceverà mai né onori né doni. E sarà allora incerto se tale gli sia, vabbè, questo l'abbiamo già detto, si deve dunque spogliarlo di tutto meno che della giustizia e porlo nella condizione opposta del primo. E anche se non commette ingiustizia alcuna, abbia pure la maggiore fama di ingiusto. Cioè, l'uomo perfettamente giusto non commette nessuna ingiustizia, eppure state pur tranquilli che si procurerà ben presto fama di ingiusto. E perché? E perché subirà gli attacchi degli ingiusti. E quindi sarà in qualche modo diffamato, calunniato, ostacolato in tutti i modi. Quindi vedete, e anche se non commette ingiustizia alcuna, abbia pure la maggiore fama di ingiusto. La sua giustizia resterà provata se non si lascerà piegare dalla cattiva fama e dalle conseguenze che ne derivano. Dice, l'uomo perfettamente ingiusto è tale in quanto non si lascia piegare dalla cattiva fama. Se qualcuno lo calunnia, se qualcuno lo diffama, se qualcuno trama contro di lui, cerca di in qualche modo di danneggiarlo, ebbene l'uomo perfettamente giusto non si piega a questi attacchi, non si piega a questi ricatti. Non teme la cattiva fama. Non teme la cattiva fama. Perché? Perché deve essere in un certo senso fedele alla giustizia. Ma se deve essere fedele alla giustizia, non può star lì a badare alla reputazione. Quindi vedete, non si lascia piegare dalla cattiva fama. Non solo, la sua giustizia, scusate. Proceda anzi incrollabile sino alla morte e dia pure l'impressione per tutta la vita di essere ingiusto, anche se in realtà è giusto, affinché giunti ambedue rispettivamente al limite estremo della giustizia e dell'ingiustizia, si possa giudicare chi di loro è più felice. Quindi cerchiamo di fare in modo, per provare la nostra tesi, chi di loro due è più felice? Se l'ingiusto che riceve onori, reputazione, ogni tipo di vantaggio, di bene, oppure l'uomo perfettamente giusto che non solo per essere sinceramente, diciamo così, giusto, per essere autenticamente giusto, non riceve onori, eccetera, eccetera, ma viene addirittura diffamato, calunniato, finisce in prigione come Socrate o viene addirittura ucciso, viene addirittura ucciso, no? Con delle false accuse. Allora giudichiamo chi tra i due è più felice. Socrate dirà è più felice l'uomo perfettamente giusto. La gente comune dice il contrario. L'uomo perfettamente giusto che si procura, diciamo così, volontariamente, per essere fedele a questo suo ideale di giustizia, si procura tutti questi guai fino al sacrificio estremo della morte, è sostanzialmente un fesso per l'opinione comune. Per Socrate no, per Socrate è il più felice, perché la felicità viene riposta non tanto nel godimento dei beni materiali, negli onori, nella reputazione, eccetera, eccetera, ma la felicità viene riposta, potremmo dire adesso una frase un pochino banale, nel fatto di essere a posto con la propria coscienza. Non permettere alla propria anima di essere macchiata dall'ingiustizia. Questa è l'opinione di Socrate, no? Ecco, quindi finiamo di leggere questo brano.
sempre parlando dell'ingiusto questa volta, diranno, quindi gli uomini, la gente comune, diranno che l'ingiusto, poiché attende a cosa vera e non vive per l'apparenza, vuole in realtà non sembrare, ma essere ingiusto, ossia anzitutto dominare lo Stato per la sua fama di giustizia, poi prendere la moglie che desidera, dare spose e le figlie a chi vuole, contrarre le relazioni e società con chi gli pare e inoltre ricavare utile guadagno dalla mancanza di scrupoli a commettere ingiustizia. Ecco, se poi scende lizza in questioni private e pubbliche, prevale e soverchia i nemici e soverchiandoli li danneggia, mentre s'arricchisce e benefica gli amici. Fa sacrifici e dedica doni votivi agli dèi in grande copia e con sfarzo, e assai più del giusto se ne cattiva il favore, come quello degli uomini che desidera, sicché con ogni verosimiglianza a lui più che al giusto spetta anche essere più caro agli dèi. E così possono dire, Socrate, che dèi e uomini riservano all'ingiusto vita migliore che al giusto. E quindi la domanda, no? Chi è più felice, il giusto o l'ingiusto? La gente comune risponde: più felice l'uomo. L'uomo ingiusto, l'uomo perfettamente ingiusto, per tutte quelle ragioni che abbiamo detto, no? Perché commettere ingiustizia in una maniera, diciamo così, abile, intelligente, procura fama, ricchezza, onori, potenza, ma non solo. Qui la gente comune dice anche procura anche il favore degli dèi. Perché? Perché l'uomo ingiusto non manca mai di mostrarsi in pubblico come difensore della religione. Ricordiamoci l'accusa rivolta a Socrate, no? Socrate è stato accusato dai farisei di Atene, diciamo così, della sua città, è stato accusato di essere un ateo, di non aver rispetto per gli dèi della città. Allo stesso modo, l'uomo ingiusto cosa deve fare per accattivarsi, no? Oggi diremmo l'opinione pubblica. Deve apparire rispettoso della religione, quindi deve andare in chiesa, deve rispettare, diciamo così, almeno formalmente, esteriormente, no? Tutte le cerimonie. E qui nella Grecia pagana, no? Cosa deve fare? Fare offerte agli dèi. Come quando noi andiamo a fare l'elemosina, facciamo la carità, no? Stacchiamo un assegno per un'opera caritatevole. Bene, l'uomo ingiusto fa questo, offre sacrifici agli dèi e quindi per questa ragione si accattiva anche il favore degli dèi. Per cui non soltanto viene onorato dagli uomini, non soltanto ha tutte le soddisfazioni, ma viene anche in un certo senso, come dire, viene ad essere caro agli dèi per i sacrifici, per le offerte, no? Per questo tributo esteriore che paga alla religione. Questo è quanto pensa la gente comune, questa è l'opinione dei più, questo è ciò che si dice, ciò che si pensa, ciò che tutti, su cui tutti concordano. Nel prossimo video vedremo come questo discorso sia ulteriormente rafforzato dal fratello di Glaucone, Adimanto. A proposito, Glaucone ed Adimanto erano entrambi fratelli di Platone.